adesso parliamo di due argomenti molto cari a Mattina 9, ovvero il mondo dello spettacolo, ma anche il mondo dei giovani che oggi si incontra attraverso una giovanissima realtà napoletana, l'Associazione Cinematografica e Culturale Polis NEA, che in realtà è operativa da qualche tempo, ma sta già all'attivo con tantissime produzioni. Infatti ora è impegnata nella realizzazione del primo cortometraggio intitolato Un silenzio assordante. Ne parliamo con i nostri ospiti e quindi diamo il buongiorno al presidente dell'associazione, Francesco Tondi. Salve, per essere stato con noi. Buongiorno Francesco. Buongiorno. E poi siamo ancora in compagnia di Maria Vittoria Piccirillo. Buongiorno. E di Giulio Nocerino. Ragazzi, salve. Allora, una giovanissima associazione cinematografica e culturale, la Polis NEA, operativa abbiamo detto da qualche mese, però in realtà all'attivo già delle produzioni. E noi però, prima di iniziare, immergiamoci nell'atmosfera con alcune piccole presentazioni, vediamole. Eccolo qui, uno showreel che ha mostrato alcune delle vostre prime produzioni, delle presentazioni. Come nasce questa idea? Beh, Polis NEA Studios nasce dalla necessità di dare ai giovani cineasti di Napoli appunto la possibilità di poter realizzare il cinema, che purtroppo è un linguaggio molto complicato, servono anche molti soldi, e noi vogliamo dare appunto la possibilità ai ragazzi di poter realizzare i loro sogni. E più che altro noi come studenti, perché siamo studenti, ci occupiamo di cinema a 360 gradi. Difatti noi siamo al Maschio Angioino per fare il festival di cortisonati, il festival internazionale, e ci troverete lì. Principalmente noi questo facciamo, cinema, soprattutto cortometraggi in collaborazione e soprattutto produzioni. Intanto complimenti Maria Vittoria per lo showreel, che è molto toccante, è drammatico e dà l'idea della consapevolezza che si utilizza nel fare cinema, perché spesso dimentichiamo che si tratta della settima arte, cioè che porta con sé questa parola, perché fatto bene il cinema è veramente qualcosa che può scuotere le coscienze. Quindi è importante, credo, soprattutto sul nostro territorio, promuovere una forma d'arte da questo punto di vista. Abbiamo visto anche impegnato Francesco nella sua interpretazione, quindi qualcosa di studiato. E proprio a proposito dello studio ti chiederei quali sono i percorsi che voi affrontate, perché naturalmente un conto è andare in video, un'altra storia invece è studiare per andarci. Quindi noi siamo studenti ed ex studenti di cinema, quindi oltre al percorso individuale che ognuno di noi fa e ha fatto, chi all'Accademia di Belle Arti di Napoli, chi a Roma e chi in altri posti, comunque al di là di questo percorso individuale, Polis NEA è una realtà che mette delle basi comuni per ciascuno di noi, quindi ognuno di noi mette a disposizione dei colleghi la propria competenza, la propria conoscenza in materia. Individua le potenzialità di ciascuno. Esattamente, ed è un collettivo vero e proprio, una collaborazione. Siamo una ventina di ragazzi, tra studenti ed ex studenti di, certo, di cinema. Certo, è encomiabile anche il fatto che comunque Napoli stia vivendo un momento positivo, perché ci sono all'attivo produzioni cinematografiche nazionali, ma anche internazionali, televisive e anche cinematografiche, e poi ci sono queste piccole realtà come la vostra, che comunque riescono a realizzare comunque i sogni di tanti ragazzi, e quindi a sviluppare anche quest'altro mondo, il mondo dei cineasti, come dicevi anche tu prima. Sì, noi crediamo che Napoli da qualche anno stia vivendo una rinascita, e comunque ne sono testimonianza
i vari premi, i vari riconoscimenti che hanno avuto molti registi e molte produzioni proprio nel napoletano. Napoli sta crescendo molto. E Un silenzio assordante, il nostro primo cortometraggio collettivo, vuole essere un biglietto da visita, appunto per dire ai grandi ci siamo anche noi. Certo, c'è molta strada da fare. Ma siete giovanissimi, già avete fatto tanto però. Però chiaramente bisogna dare un passo alla volta per poi arrivare, cercare di arrivare in vetta. Non è semplice, però ci proviamo, abbiamo coraggio. I metodi tradizionali sono quelli più indicati, di grande rispetto, sicuramente voi li osservate, ma si vede già dallo showreel, dal video. Però probabilmente oggi il mezzo vi agevola, vi chiederei in qualche modo, nel senso che magari il web vi dà la possibilità, in caso naturalmente di un lavoro di qualità, di essere visti a 360 gradi, cosa che magari prima non accadeva. Quindi utilizzare bene lo studio e la cultura cinematografica, ma poi approfittare del mezzo che ovviamente, essendo capillare per definizione, dà l'opportunità a tutti di essere visionati. Certo, ci rendiamo conto che viviamo in un'epoca più semplice rispetto a quella dei nostri predecessori. Da questo punto di vista, ovviamente. Per il resto, proprio non tanto. Abbiamo tante difficoltà, però ovviamente ci sono tanti modi per farci conoscere, quindi anche se non avessimo avuto per esempio produzioni dal basso, una piattaforma come quella, non avremmo potuto nemmeno chiedere un crowdfunding. E infatti è proprio questa, è una produzione che ha dei costi, la produzione su cui state lavorando adesso è Un silenzio assordante, sì. In realtà un noir che ha comunque all'interno delle sorprese, quindi sì. Comunque è una storia non facile da realizzare, da mettere comunque in scena e da produrre anche televisivamente. Assolutamente, è un cortometraggio molto complicato, perché giustamente anche se si vuole girare 5 minuti di cortometraggio, se lo si vuole fare bene. Anzi, è più difficile. Ricorre tempo. Assolutamente, perché bisogna raccontare una storia assolutamente in pochissimo tempo. In pochissimo tempo, un corto, quindi ci vogliono comunque dei costi. Sì. E da qui, quello che dicevi anche tu prima, un'operazione che parte dal basso con un crowdfunding. Che punto siete? La produzione dal basso è la piattaforma che ci dà una mano da questo punto di vista. Già abbiamo un budget, sì, di crowdfunding. Anche perché siete giovanissimi, quindi avete bisogno di essere l'associazione aiutati e supportati. Si sostenta solo con le quote di noi 20 che ci stiamo dentro. Ed è pochissimo. Perché è no profit, ed è pochissimo. Quindi di quanti soldi avete bisogno per raggiungere questo il progetto? Il nostro budget è di 3.000 euro e siamo attorno ai 900, 800 mi pare, 900 euro. E chiaramente ci sono delle donazioni che prevedono dei premi, delle ricompense per i donatori. Per utilizzarli? Per utilizzarli chiaramente in attrezzature professionali, nel noleggio di un parco lampade idoneo, professionale, macchina da presa cinematografica professionale, gireremo con una RED, quindi insomma, per crescere noi vogliamo dare qualche riferimento per i nostri telespettatori? Sì, noi c'è la nostra pagina Facebook che contiene i link con la piattaforma di crowdfunding, che è produzionidalbasso.com. Basta cercare Un silenzio assordante nella barra di ricerca e l'unico risultato effettivamente è il nostro cortometraggio ad avere quel nome. Grazie di cuore ai nostri ospiti, giovani talenti partenopei con Poli Snea, e ci auguriamo diventeranno il futuro del nostro cinema. Grazie ancora. Grazie. Pubblicità poi di nuovo insieme con lo Spazio Letterario.